Buongiorno a tutte ragazze e ragazzi, eccomi tornata con un nuovo video. Svuota la spesa, sono andata alla Lidl e ho preso la loro borsa a 89 centesimi, grandissima e devo dire capientissima. Allora, andiamo a vedere cosa ho acquistato. Allora, per prima cosa ho preso il prezzemolo, perché stasera devo fare il pesce e quindi l'ho dovuto prendere. Allora, quanto l'ho pagato? Il prezzemolino, 99 centesimi. Ok. Poi, della Lines ho preso gli intervallo and go, pagati 2,49 euro come nei classici supermercati. Mi piace perché appunto c'è il suo involucro, non rimane proprio il salva slip senza nulla. Diciamo che quando te li devi portare dietro è così. Poi, allora, per oggi un qualcosina al volo, 2,82 euro, sono praticamente 3 coscette di pollo. Poi, cosa ho preso? Allora, della Fincarré. Ho preso questo cioccolato praticamente al latte con dentro le nocciole, pagato 89 centesimi. Speriamo sia buono. Poi, riacquistato per la seconda volta della Favorina il mini panettone del, a 89 centesimi della, sì, della Favorina, il panettone piccolino. Non ha l'uvetta, c'è anche con l'uvetta, ma a suo giro l'abbiamo preso con le goccioline di cioccolato. E abbiamo preso tra l'altro anche il Pandoro, che l'avevo acquistato l'altra volta ma non ve l'ho fatto più vedere. Poi, classiche mele buonissime, l'Ambrosia, sono veramente ottime queste mele, buonissime. Allora, mele Ambrosia sono 4 pezzi, 2,49 euro, non sono economiche però mi piacciono. Poi abbiamo preso le zucchine, questo è un prodotto confezionato ma è da lavare. Allora, zucchine bianche 1,99 euro. Di solito prendo le zucchine romane, però a sto giro non c'erano, ho dovuto prendere queste. Poi, allora, della Deluxe. Allora, queste ragazze sono degli spumotti di patate, cioè io li adoro. Questi vanno nel forno o se no in padella, però meglio nel forno. Allora, questi non sono facili da trovare perché sono più prodotti appunto da ristorante, bar, non li trovo spesso. Allora, queste vediamo. Ah, le patate duchesse, 99 centesimi, ragazze, cioè, ragazze, ragazze, sono da provare. Poi, cosa ho acquistato? Ho acquistato 3 banane, pagate 50 centesimi. Poi, guardate che carina questa confezione, con il triangolo. Allora, i datterini, questi praticamente sono costati, dove sono? Pomodori datterino 1,39 euro. Io uso tanto questo per fare il pesce, per fare un mini sughetto veloce. Sono buonissimi da fare i datterini, anziché il ciliegino, così non mi piace. Poi, questa marca non l'ho mai assaggiata, non l'ho mai provata. Snack and Day, sono tipo delle Pringles. Snack di patate con al gusto di pannacide e cipolla, tipo le Pringles. Queste le ho pagate, ve lo dico subito. Allora, Snack and Day, se riesco a trovarlo, ta 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 ta. Dove sei? Mini gozze, patate, oddio, non lo vedo, ragazze. Snack patate onion, 1,19 euro. Queste sono da provare perché io e Diego ne andiamo veramente matti. Poi ho preso queste a 1 euro, erano in offerta, sono praticamente le coste, cioè la dieta, insomma. Questa la metto adesso nel frigo. Poi ho preso un pacco di cipolle, queste qui, io prendo sempre le cipolle, quelle rosse. E le ho pagate 99 centesimi, classico. Ho preso queste qui, pagate praticamente, sono 12, le pizzette a sfoglio 1,92 euro. Buonissime ragazze e ragazzi, ovviamente. Poi ho preso la confezione da 6 di pollo. Praticamente questo io lo uso per fare il brodo di pollo, se no il pollo in padella. Pagato 1,39 euro. Queste vanno subito congelate perché fra un po' scadono, perché sono freschi. Poi, per ultimo, cosa abbiamo preso? Ho preso la confezione da 6 della Sole Vita, ed è la confezione di succo di frutta alla pera. Allora, questo, vediamo quanto l'ho pagato perché non mi ricordo più. Oddio, non vedo un cavolo. 1,99 euro le ho pagate queste, sì, 1,99 euro. Allora, una volta aperta la confezione, un po' dura direi, e niente, i succhi si presentano così, la confezione è molliccia,
e ha dietro la loro cannuccetta fatta in cartone, non in plastica. E niente, sono praticamente tutti degli stessi gusti, è un multivitaminico. E niente, volevo mostrarveli appunto aperti. Allora, vi invito a mettere un mi piace se i miei video vi piacciono, se questo video in particolare vi è piaciuto, spolliciate. E mettete attivate la campanellina delle notifiche, seguitemi sempre sul mio canale AnnaCuori86 e Annina86 qua, per quanto riguarda la mia pagina Instagram. Vi mando un saluto e al prossimo video, ciao!